Salute a tutti quanti, oggi nella mia cucina faremo una quiche. Per chi non la conosce, si parla della torta salata. Io oggi farò quella originale, chiamata quiche Lorraine. Gli ingredienti sono cipolla, grana, pancetta, uova, panna, sale, pepe, olio extravergine di oliva e pasta sfoglia. Come vedete, ho già rotto le uova, tagliato a listarelle la pancetta e grattato il grana. Ora tagliamo le cipolle. 1, 2, 3 e voilà! La cipolla è tagliata. Come vedete, non è tritata. Perché non è tritata? Perché altrimenti tutta l'umidità presente nella cipolla andrebbe a bagnare la sfoglia. Ora portiamo la cipolla in padella. Mettiamo giusto un goccio d'olio. Qualche grammo di sale. E copriamo la padella per 15-20 minuti. Ogni tanto la controllate e la girate. La cipolla si è ben imbiondita e appassita. Ora la facciamo raffreddare. Nella stessa padella andiamo a rosolare la pancetta. Continuiamo per un altro minuto e poi la lasciamo raffreddare. Prima di tutto le uova. Batto un pochino e poi aggiungo il sale e il pepe. Ora aggiungiamo la panna. Una bella mescolatina. E ora aggiungiamo il grana. Ecco, si è formata una bella cremina. Nel frattempo ho acceso il forno a temperatura 170 gradi. Ora predisponiamo la quiche. Questa è una sfoglia comprata al supermercato. Se voi volete, potete fare la pasta sfoglia in casa. Io non l'ho fatta perché non avevo il tempo. Con la carta forno la mettiamo sulla tortiera. Vi suggerisco di tagliare la carta forno in eccesso, altrimenti quando va in forno si brucia. Ora stendiamo la cipolla raffreddata sul fondo. Mi raccomando, deve essere raffreddata. Ora che ho steso la cipolla, passiamo alla pancetta. E ora passiamo all'uovo. È pronto per essere infornato. La quiche ci metterà 20-25 minuti a cucinarsi. Nel caso si gonfiasse durante la cottura, non preoccupatevene, è una cosa normalissima. Una volta sfornata si sgonfierà. Ogni forno è diverso. Quando la quiche sarà dorata, vuol dire che è pronta. La quiche è pronta, ora la sforniamo. Adesso la lasciamo riposare per 10 minuti, in modo che l'uovo si possa compattare e che possa essere più facile tagliarla. Fatemi sapere se vi piace, buon appetito!